qualcosa? Ma uno che parla di rivoluzione antropologica, di un personaggio che sa solo dire parolacce, mandare a fare in culo e candidare della gentaglia in Parlamento. Ma la gentaglia, quale sarebbe la gentaglia? Tu stai dicendo che quelli che sono in Parlamento è gentaglia, non ho capito. Sei impazzito, cioè quelli che sono in Parlamento è gentaglia. Cioè quelli che sono in Parlamento dei 5 Stelle è gentaglia, la chiami gentaglia. Gente, no, no, dillo, devi avere il coraggio, cioè quelli che sono in Parlamento dei 5 Stelle è gentaglia. No, hai detto così, quelli che sono in Parlamento per i 5 Stelle è gentaglia. Alcuni di questi sono gentaglia, gente completamente impreparata. Ma come gentaglia? Come si fa a dire gentaglia? Questi qua è gentaglia. Adesso fai tu lo scandalizzato con me, tu che sei... Ma no, quelli che sono in Parlamento è gentaglia, ma come si fa? Alcuni di questi sono, ma uno che dice del microchip sarà una persona... Capito, una persona, ma tu li chiamati gentaglia, uno può dire... Gentaglia, che vuol dire gentaglia? Ma non vuol dire criminali, assolutamente, anzi, cioè, dal punto di vista legale, sono persone che hanno una fedina penale pulita, persone molto per bene, ma che vengono... Sei tu che l'hai chiamati gentaglia, per... mica io. Dalla società civile, dico, culturalmente, molti di questi sono gentaglia, culturalmente. Cosa gentaglia, vabbè, in gente ha portato in Parlamento della gentaglia, ho capito. Ma no, ma ha fatto una recata... Ma abbi il coraggio di dire una cosa del genere, quelli che sono... portato in Parlamento della gentaglia. Posso io, il metodo di selezione di quella classe dirigente lì non è un metodo di selezione. Ma maestro la sta infiocchettando, dai, su, ha portato in Parlamento della gentaglia, che dico, si certifichi questa cosa qua. Di Cori ha sentito pure lei, sì, ha sentito. Ho sentito. Parenzo, due punti. Grillo ha portato in Parlamento della gentaglia. Questo ha detto Parenzo. Che sia certificato e che sia, come dire, diffuso urbi et orbi.